What we gotta do right here is go back. Back in the time. È iniziata con l'Amatori, l'abbiamo fatti la sveglia presto stamattina questa Amatori, perché già alle 8 partono, sai, vengono anche da lontano, si sono alzati presto per onorare la gara di Amatori Capodarco, Gran Premio Capodarco Amatori. Io ringrazio anche questi qui, è stata una bella idea che abbiamo messo insieme a Adriano Spinozzi per far partecipare gli amatori, per creare più pubblico sulle strade nel pomeriggio. Ci siamo riusciti, poi sono arrivati con le famiglie a rimanere a vedere la corsa. Questo ci fa veramente piacere, che devo dire? Viva il ciclismo! Tommaso Elettrico, anche la tua maglia di campione italiana a portare prestigio a questa manifestazione che per voi amatori è un vero e proprio mondiale. Beh sì, dai, alla fine è una corsa bellissima, ci tenevo, è un mese e mezzo che non corro, rientro proprio con questa gara bellissima e vedremo come andrà. Tommaso, che emozione correre sulle strade dove oggi pomeriggio si svolgerà il Gran Premio Capodarco Internazionale Dilettanti. Ma davvero uno spettacolo, purtroppo non ho avuto la fortuna di farlo nei dilettanti, lo faccio negli amatori, quindi sarà un'emozione indescrivibile. Claudio Cappucci, sempre presente a Capodarco, un grande appuntamento per i dilettanti, sta diventando anche un appuntamento importante anche per la categoria amatoriale. Amatoriale fanno i numeri qua, perché vedo che veramente c'è gente che ha voglia di fare fatica, di correre. Sai, alla fine sono 60 km e si svolgerà velocemente questa gara qua, però arrivano dappertutto, quindi vuol dire che anche questa è diventata un po' fiore all'occhiello di questa gara, che un po' è l'anticipo di quello che sarà poi il pomeriggio dei dilettanti. So fine, I hope you hit me on my celly when I sneak in your mind. You a princess to the public, but a freak when it's time. Said you better be feeling lonely, so you sleeping in mine. Come and watch a movie with me, American Beauty or Bruce Almighty, that's groovy. Just come and move closer to me, I got some feelings for you. I'm not gonna get bored of, but baby, you an adventure, so let me come and explore you. Yeah. Il circuito del Grappolo d'Oro, stiamo parlando della categoria amatori, Gran Premio Capodarco, davvero una bella manifestazione, quella che precede l'internazionale per dilettanti che si correrà nel pomeriggio e la 43esima edizione. Dopo il ringraziamento a Fabio Casartelli, da cui parte la gara, ricordiamo Fabio Casartelli morto 19 anni fa in una caduta al Tour de France, il gruppo dei 270 partecipanti adesso ad andatura controllata va alla ricerca del chilometro zero, quello posto a San Marco alle Paludi. Questa è la seconda gara estiva di Capodarco per amatori, la prima è stata vinta per quanto riguarda la prima serie da Delrico, per quanto riguarda la seconda serie da Serafino Clementi. Questa è un'altra gara, naturalmente lo spettacolo del 16 agosto, tutti vogliono vincere. Lo scorso anno si impose nella gara per quanto riguarda la prima serie Giovanni Lattanzi del gruppo sportivo Studio Moda, che è in gara anche quest'anno. La partenza è già avvenuta, c'è anche in gara Claudio Tiappucci, che oramai è da consuetudine ospite qui a Capodarco. Abbiamo raggiunto quello che è il chilometro zero, tra poco ci sarà la partenza ufficiale, le due gare, quella riservata alla prima, quella riservata alla seconda sede, si divideranno e ci sarà proprio la gara vera e propria che porterà i corridori all'arrivo, quello posto proprio sulla salita, a metà della salita verso Capodarco. Corridori che si allineano per la partenza sono veramente in tanti e oggi lo spettacolo degli amatori qui a Capodarco sarà veramente molto importante. Parte la prima serie, parliamo dei corridori, quelli più forti sulla carta, che iniziano a partire, sono in 170 al via in questa manifestazione. Tra poco toccherà la seconda serie, l'inquadratura è per Fabrizio Petritoli, il presidente del gruppo ciclistico Melania OMM. Parte anche la seconda serie e tra poco si entrerà nel vivo
proprio della gara che proporrà spettacolo a più non posso per quanto riguarda il circuito del Grappolo d'Oro qui a Capodarco. Veramente molto interessante queste due gare per amatori. Gaetano Gazzelli ha avuto l'intuizione nei primi anni 2000 proprio di istituire questo tipo di manifestazione antecedente alla Gran Premio, poi tutti gli amatori rimarranno ospiti qui a Capodarco per gustarsi quello che è lo spettacolo dei dilettanti, gara che prenderà il via sempre dal monumento Fabio Casartelli alle ore 13.30 per concludersi intorno alle ore 17.30-18 a Capodarco. Siamo adesso in gara, immagini suggestive e subito andatura abbastanza forte fin dall'avvio. Ci avviciniamo a quella che è la statale 16, siamo a San Marco alle Paludi dove è stata data la partenza della gara. I corridori sono impegnati nel primo sforzo, ricordiamo 54 km per la seconda serie, 72 km per quanto riguarda invece la prima serie. Questo è il chilometraggio del circuito della Grappolo d'Oro che propone subito spettacolo perché si va veramente forte fin dall'avvio di questa competizione. Al via abbiamo visto anche le maglie di campione olimpico, quelle di Fabio Tomassetti e Giovanni Lattanzi, lo scorso anno le hanno vinte a Torino dove si sono svolti i giochi olimpici, ma oggi le indossano anche in memoria di Fabio Casartelli che corse qui a Capodarco nel 1992 con i cinque cerchi appena conquistati, la maglia dei cinque cerchi appena conquistati a Barcellona. E vediamo l'inquadratura per alcuni corridori, quelli che sono di seconda serie, poi naturalmente risaliremo il gruppo per andare a vedere anche la gara della prima serie. Il gruppo è compatto per quanto concerne la seconda serie, naturalmente andremo a vedere quello che potrà accadere tra poco su quelli della prima serie perché ci segnalano già da radio informazioni scatti e controscatti e velocità abbastanza forte in testa alla corsa. Si gira adesso per salire verso Capodarco, siamo al primo giro programmato, si sale sulla mezza salita, quella di Capodarco, non tutta quella completa, si girerà poi si tornerà in discesa a San Marco alle Paludi. Il gruppo è compatto, la giornata si presta anche a livello atmosferico per le gare in bici, tutto sommato ci aspettiamo qualcosa di importante qui a Capodarco di Fermo per quanto riguarda gli amatori scena la mattina antecedente il Gran Premio Capodarco. Intanto alcuni corridori vanno all'attacco sulle prime rampe della salita, vediamo il dorsale 213 che prova ad avvantaggiarsi rispetto agli altri e poi via via tutti gli altri corridori che stanno monopolizzando questo tipo di manifestazione davvero molto interessante sulle strade di Capodarco. Si sale ancora verso Capodarco, sempre il dorsale 213 al comando, tra poco vi sapremo dire anche di chi si tratta, questo corridore che in maniera baldanzosa prova a fuoriuscire dal gruppo, il dorsale 213 è Simeone Nanni dell'Adria e Sibilla, ma subito la sua azione viene rintuzzata da parte del gruppo, situazione che è molto molto stabile per quanto riguarda queste due gare. Saliamo verso il primo giro a Capodarco con il gruppo compatto, anche se l'andatura è abbastanza forte, questo è il muraglione, saliremo ancora un po', poi gireremo a sinistra per andare verso San Marco alle Paludi, le maglie del gruppo ciclistico Melania OMM nelle prime posizioni, si gira adesso, già c'è, nonostante sia un orario abbastanza strano, sono appena le 8:30 di mattina, vediamo già un bel numero di appassionati sulla salita di Capodarco, ne abbiamo visti altri, su quella che poi sarà percorsa anche dai dilettanti nel corso del pomeriggio. Qui siamo su un trappello in fuga, sono 2, 4, 6, 8, sono abbastanza corridori che provano una prima sortita, tra poco andremo a scoprire se questa sortita può avere un effetto importante perché il gruppo è lì talmente vicino che ancora non possiamo dire di una fuga vera e propria, ma guardate le immagini e quanti corridori sono in gara quest'oggi qui a Capodarco di Fermo, sono veramente in tanti a battagliare per cercare un risultato importante, qualcuno non riesce ad infilare bene il pedale, qualcuno riesce la catena, vediamo che le problematiche ci sono adesso, però sembrano ancora i problemi persistono con il cambio di questo corridore con il numero verde, stiamo parlando del dorsale 68, andiamo a vedere di chi si tratta che ha questi problemi meccanici, vediamo se riusciamo a scoprire di chi si tratta, ma intanto siamo però con la fuga, una fuga molto importante che coinvolge nomi importanti per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, abbiamo visto Giovanni Riccioni con la maglia di campione italiano e altri corridori, la fuga che vede adesso aver preso anche un buon vantaggio rispetto al gruppo è ben rappresentata questa fuga rispetto
agli altri corridori. Tra poco andremo a scoprire di chi si tratta. Vediamo adesso inquadrato con il dorsale 93 Ballestri. La fuga è un attacco a 14 unità, sono Marcone del Studio Moda, Elettrico del team Calcagni, Fraternali della Fausto Coppi Fermignano, Riccioni della Valle Siciliana, Lucertoni del Raven Team, Lattanzi del gruppo ciclistico Studio Moda, Ballese della Redingo, Sissarelli del gruppo ciclistico Melania OMM, Ballestri Rock Racing, Poeta della Bicimania, Barattini Cingolani, Luca Curti Petritoli Bike, Mazzarini Team SB, poi è arrivato anche il dorsale numero 3, il campione italiano e campione europeo. Parliamo di Alfonso Derico, vincitore proprio qui a Capodarco nel mese di luglio. Si sale verso il passaggio, vediamo la maglia tricolore di Alfonso Derico, le maglie nere e verdi del gruppo ciclistico Studio Moda. Abbiamo visto la maglia tricolore anche quella da parte di Giovanni Riccioni, recente vincitore di una gara amatoriale a Noreto. Insomma, la gara entra nel vivo, con corridori attardati rispetto ai 14 al comando. Il gruppo accusa un ritardo di circa un minuto rispetto ai 14 uomini al comando. Tra poco volteremo nuovamente verso destra, verso San Marco Le Paludi, dove la situazione della gara diventerà più chiara. Con un giro dal termine la situazione cambia ancora notevolmente, perché si avvantaggiano due corridori, sono Giovanni Lattanzi con la maglia dei 5 cerchi olimpici e Giovanni Riccioni con la maglia di campione italiano. Questo è il gruppo, intanto questa è la seconda serie con il gruppo compatto. Andiamo in discesa. Allora, ultimo giro, rifacciamo un po' di cronaca, rimettiamo le cose a posto. L'ultimo giro era per la gara della seconda serie, che vedi il gruppo compatto. Ci sono scatti e controscatti. Per quanto riguarda la seconda serie, si prova a salire verso Capodarco. Siamo oramai vicinissimi a quello che è l'arrivo della gara di seconda serie. Ci avviciniamo con il gruppo compatto. C'è qualche tentativo su queste prime rampe della salita di evadere dal gruppo. C'è un tentativo da parte del 250 di dorsale, che prova ad andare via. Si tratta di Luca Cenci della Race Team, che prova ad evitare quella che potrebbe essere poi la volata generale. Ma vediamo che dietro rinvengono gli altri corridori. Cenci rimane un po' nel vuoto, in pratica nella terra di nessuno. Parte la volata da dietro, vediamo la maglia della campione europeo Franco Abruzzetti nelle prime posizioni. Parte la volata di questa gara riservata alla seconda serie. La volata è partita con Franco Abruzzetti nelle prime posizioni, che se la gioca con gli altri corridori. Parte la volata, dicevamo, e vediamo che la va a vincere proprio Franco Abruzzetti, davanti ad Ermanno Sardini, Luca Alessandrelli, poi Marco Marzelletti, Marco Duranti, Diego Bernacchia, Max Cicconi, Alessandro Scibè, Gianluca Ruggeri, Claudio Lori. Questi i primi 10 per quanto riguarda la seconda serie. È davvero una gara molto bella, che Franco Abruzzetti, il campione europeo, è riuscito a vincere in volata per la gioia del suo presidente Enzo Maglianesi. Franco Abruzzetti trionfa nella seconda serie qui alla Gran Premio Capodarco per amatori, dopo i successi ai campionati europei, ai campionati italiani e una stagione sicuramente da incorniciare. Mancava questo tassello, Franco è arrivato. Tu che sei di Porto Sant'Elpidio, per te una grande vittoria. Beh, è sempre un piacere vincere qui a Capodarco. Mi ricordo la vittoria che ho fatto qualche anno addietro in mezzo ai dilettanti, e quindi ecco, è stata una bella soddisfazione per me. Che gara è stata? Abbiamo visto il gruppo quasi compatto arrivare all'arrivo. Sì, è stata una gara abbastanza veloce per tutto il percorso, nessuno riusciva ad andare via. Io naturalmente aspettavo la volata, perché essendo abbastanza veloce andava tutto come mi aspettavo. Che vuoi dedicare questa vittoria? Allora, questa vittoria la dedico innanzitutto a me, alla mia famiglia, che fa anche tanti sacrifici per gli allenamenti, tutte queste cose qua, e poi a tutta la squadra al completo, e naturalmente con a capo Enzo Maglianesi, che è il nostro factotum, portavorracce, organizzatore, fa di tutto, e poi naturalmente anche agli sponsor, con a capo Gianluca Mignoni, Studio Moda. Gaetano Gazzoli, ha vinto un corridore di casa in questa seconda serie, la soddisfazione è doppia. Ma è una soddisfazione per me, sono tutti vincitori, dai. Stamattina è stata una bella immagine, tutte queste maglie dei ciclisti amatori che sono venuti a gareggiare qui a Capodarco. Abruzzetti ha vinto anche il Gran Premio Capodarco per dilettanti, dunque penso che oggi si è ripetuto quella gara amatoriale,
e da tempo che ci teneva il mirino, non ce l'ha fatta mai, mi pare quest'anno è riuscito, un pezzo che si preparava. Oh, sono partiti veramente in tanti, 270 corridori, veramente un record. Ma lo dicevo che quest'anno c'è il record dell'amatore, ho sentito durante l'ultimo mese le telefonate che mi arrivava anche su Facebook, mi chiamavano l'orario, tutti quanti, sapevo che ne partivano tanti, perché questa qua è una corsa che non la dovevamo lasciare addietro, penso che è un altro Gran Premio di Capodarco con onore sulle strade qua del Fermano. E torniamo in corsa, perché bisogna commentare adesso la gara di prima serie. Alla comando due nomi noti nel ciclismo amatoriale: Giovanni Lattanzi con la maglia di campione olimpico e Giovanni Riccioni con la maglia di campione italiano. Sono riusciti a staccare Walter Marcone, che faceva parte prima di questo terzetto, che era il terzetto di testa, ma soprattutto hanno lasciato dietro gli altri corridori che facevano parte di un gruppo di 14. Giovanni Lattanzi e Giovanni Riccioni hanno già 20 secondi di vantaggio sugli 11 più immediati inseguitori e si danno i cambi regolari per cercare di arrivare all'arrivo e giocarsi poi il successo finale. Giovanni Lattanzi, che ha vinto lo scorso anno qui a Capodarco di Fermo con la maglia di campione italiano, vuole ripetersi in questa gara dopo aver vinto quest'anno il campionato europeo e anche la Gran Fondo Costa dei Parchi, quella di Alba Adriatica. Giovanni Riccioni recentemente, nel mese di agosto, ha trionfato nella Classica di Nereto dopo essersi classificato nel mese di luglio secondo qui a Capodarco alle spalle di Alfonso Del Rico. Siamo nel tratto in discesa, questi sono gli inseguitori che sono stati ripresi dal gruppo, dunque possiamo dare la nuova situazione che vede al comando il dorsale numero 7 Giovanni Lattanzi, gruppo sportivo Studio Moda, e con il numero 80 Giovanni Riccioni del gruppo ciclistico Valle Siciliana. Il gruppo alle loro spalle si è ricompattato e ora è guidato dalla Melania OMM, che cerca di riportarsi sulla testa della corsa, ma i due hanno un buon margine rispetto a un gruppo che però sta rimontando rispetto al passivo che aveva accusato in precedenza. Siamo sulla statale 16 Adriatica, vediamo due corridori che provano a fuoriuscire dal gruppo, vediamo le maglie del gruppo sportivo Studio Moda, vediamo di chi si tratta, se riusciamo ad avvicinare l'inquadratura, ma questi sono due corridori che provano a fuoriuscire dal gruppo, soprattutto c'è stato un corridore che ha tentato di fuoriuscire, l'altro che sembra essere Walter Marcone, che prova subito a francobollare il tentativo di risalire sulla testa della corsa, dove ci sono Giovanni Lattanzi e Giovanni Riccioni, che stanno per imboccare tra poco la salita verso Capodarco di Fermo, per chiudere dove è posto lo stand di Capodarco, per chiudere la loro fatica. Questi sono i due più immediati inseguitori e la testa della corsa invece è questa, con la maglia da campione italiano, vediamo Giovanni Riccioni davanti con lei, 5 cerchi olimpici, quella di Giovanni Lattanzi. Ora è il corridore di Servigliano che sta facendo l'andatura, ora chiede il cambio a Giovanni Riccioni, arriva il cambio in questo momento. Siamo sempre sulla statale 16 Adriatica per il tandem in testa alla corsa Gran Premio Capodarco, ricordiamo stiamo parlando della categoria amatori, nella seconda serie del successo che abbiamo commentato poc'anzi, quello di Franco Abruzzetti del gruppo sportivo Studio Moda, e adesso il vantaggio diminuisce da parte del tandem di testa rispetto ai più due immediati inseguitori, però la situazione è ancora molto fluida, vediamo se i due con cambi regolari riusciranno ad imboccare la salita con il margine sufficiente per poter poi giungere su quello che è l'arrivo finale. Giovanni Lattanzi con di rapporto si porta dietro a Giovanni Riccioni, la campione italiano, sempre a Giovanni Lattanzi, gruppo sportivo Studio Moda, quella del presidente Enzo Maglianesi, voltano in questo istante verso Capodarco di Fermo, il dorsale numero 7 Giovanni Lattanzi, l'80 Giovanni Riccioni imboccano la salita conclusiva, il vantaggio è ancora di 30 secondi sul gruppo dei più immediati inseguitori, sempre Giovanni Lattanzi e Giovanni Riccioni che provano a fare la differenza in questa gara. Scatto, attenzione di Giovanni Riccioni proprio all'inizio della salita, va subito a chiudere Giovanni Lattanzi, chiude bene il corridore di Servigliano, l'ex maratoneta che si è innamorato della bici per caso e adesso in questi ultimi anni ha riscosso veramente grandi successi importanti, ricordiamo nel 2011 la maglia ridata conquistata in Belgio a Stavelot, poi le varie maglie da campione italiano, quest'anno anche il titolo europeo. Il vantaggio è buono, tra poco ci apprestiamo ad affrontare
quella che è la salita conclusiva, perché stiamo imboccando il sottopasso dell'autostrada con Giovanni Lattanza in testa, Giovanni Riccioni alla sua ruota. Tra poco ci sarà la curva che metterà i due su quello che è il rettilineo conclusivo di questo Gran Premio Capodarco per amatori sulle strade di Capodarco, la mattina antecedente il Gran Premio per dilettanti. Giovanni Riccioni prova a scrollarsi di dosso di ruota, soprattutto Giovanni Lattanzi, ancora Giovanni Riccioni che muove però un po' troppo le spalle, sembra essere stanco. Il campione italiano molto più composto Giovanni Lattanzi si lancia la volata già da lontanissimo per questo tandem davvero ben assortito che si gioca il successo del Gran Premio Capodarco Amatori riservato alla prima serie. Prova ad accelerare ancora Giovanni Riccioni, ci avviciniamo al traguardo, Lattanzi rimane alla sua ruota. Ancora Riccioni davanti, ci avviciniamo ai 300 metri finali con Riccioni davanti a Giovanni Lattanzi, vediamo se qualcuno rompe gli indugi, prova ad alzarsi di sella Lattanzi, di rapporto a Riccioni, Lattanzi lo affianca in questo momento, sono affiancati due corridori, il campione europeo e il campione italiano. Giovanni Lattanzi prova ad operare il forcing nel tratto più duro di salita, se ne va Giovanni Lattanzi, gruppo sportivo Studio Moda, Giovanni Lattanzi se ne va Giovanni Lattanzi e va a vincere primo Giovanni Lattanzi, ancora argento come era successo a luglio per Giovanni Riccioni che chiude al secondo posto dopo l'argento, dicevamo, di luglio per l'atleta della Valle Siciliana, secondo posto anche nel mese di agosto, mentre si riconferma nel mese di agosto Giovanni Lattanzi. Vediamo inquadrato Gaetano Gazzoli al terzo posto, la volata premio Alfonso Del Rico davanti a Tommaso Elettrico, aspettiamo gli altri che arrivano, arriva adesso Silvio Sistarelli, poi Luca Rubechini, arriva anche Alessandro Mancinelli, poi la volata per Giancarlo Giombetti, Davide Bellato, Antonio Mariotti, Lucio Mazzarini, Rocco Castellucci, Pasquale Santillo, Alberto Fuerre, poi Filippo Vianelli, Roberto Brilli e via via tutti gli altri. A rallenti la vittoria di Giovanni Lattanzi del gruppo sportivo Studio Moda. Giovanni Lattanzi doppia il successo dello scorso anno, torna a vincere a Capodarco oggi in maglia di campione olimpico, se ne è andato in fuga in tre, avete fatto la corsa voi del gruppo sportivo Studio Moda, l'avete condotta e alla fine sei riuscito a precedere Giovanni Riccioni. Raccontaci le tue emozioni che hai vissuto anche l'anno scorso. Ma sono state delle bellissime emozioni, questa corsa io ci tengo particolarmente modo per Gaetano Gazzoli e tutta quanta l'organizzazione che è stupenda, è il numero uno veramente. Sì, siamo andati via una fuga con 12-13 corridori, c'era dentro anche il nostro velocista Del Rico con Marconi che ha fatto un buon lavoro, devo anche ringraziare loro, e poi ho visto che Del Rico era abbastanza marcato. Avevo qualche altro ciclista alle ruote, al momento opportuno ho visto che loro erano un po' chiusi, ho fatto uno scatto violento, ho trascinato, tirato via per 2-3 km fortissimo, dove è rientrato Riccioni con un altro nostro atleta Marconi, di comune accordo siamo andati via, poi ho forzato il ritmo in salita e ho visto che Riccioni era stanco, avevo capito che avevo la corsa in mano solamente di stare tranquillo perché dietro avevamo accumulato quasi un minuto di vantaggio e mi ha dato ragione, sono arrivato qua a mani alzate, è stata una bellissima emozione vedere il presidente sorridere con tutti i miei amici e la mia figliola con il ragazzo che era lì presente a aspettarmi. E abbiamo proprio Enzo Maglianese, allora una grande soddisfazione, avete vinto con Franco Bruzzetti la seconda serie, con Giovanni Lattanzi la prima serie, vincere a Capodarco è sempre un qualcosa di eccezionale. Sì, è stata una bella sensazione, soprattutto anche oggi perché con Giovanni si è ripetuto dalla vittoria dello scorso anno, ma sono molto contento anche per Franco Abruzzetti perché sta recuperando veramente una grandissima forma, dove noi ci attende adesso fine mese il campionato del mondo a Lubiana. Diciamo, Capodarco è sempre una corsa particolare. Sì, Capodarco sì, noi ci tenavamo, era una di quelle gare che era nel nostro calendario dove dovevamo cercare di fare bene, ci siamo riusciti anche grazie, devo dire grazie a tutti i componenti della squadra che siamo un bel gruppo unito per queste vittorie e andiamo sempre avanti. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Conclusione la lasciamo al patron Gaetano Gazzoli, due grandi vincitori, abbiamo detto tanta partecipazione, cresce questo Gran Premio Capodarco Amatori.
Ma guarda, guardando Lattanzi con cinque cerchi, un pensiero a Fabio Casartelli in quella maglia 19, dunque 20 anni fa, sulla 19 che è morto, però quando ha corso il Capodarco è 22 anni fa con la maglia, a vedere il Super Capodarco con la maglia come adesso la indossa Lattanzi, il pensiero va lì. Comunque ha vinto anche un mio sponsor, Studio Moda, anche io, vedete quali striscioni che c'è, Lattanzi ci teneva, Bruttetti pure, l'ha centrato i due. Mi dispiace per quelli che sono venuti da lontano, che sono venuti qua per vincere, perché li vedo la domenica, quando vedo che vince qui, vince là, vince su, quando viene qui non vincono, ci sono quelli più forti. Comunque dai, 270 Ciclo Amatori ti riempie di gioia, perché vedo che la gente ti segue, 200 partenti alla gara internazionale precisi, penso che, non lo so, adesso si può morire tranquilli. Maria Cristina Prati, prima classificata qui a Capodarco. Capodarco è sempre una grande emozione, raccontaci la tua gara. Eh beh, la mia gara, premesso che non sono abituata a fare questo tipo di gare, perché di solito faccio le gare in fondo, ho cercato di stare col gruppo davanti e poi siamo cercato di tenere sempre nello strappetto della salita. Per fortuna è andata bene, sono arrivata qua, mi hanno passato in parecchi nella volata in salita, perché le volate in salita non sono il mio forte, però è stata bella, una bella emozione, anche perché passare su questo circuito è un pezzo di storia del ciclismo, quindi bello, veramente emozionante.